Io ho incontrato Marco e Antonio Manetti tantissimi anni fa, sul set di un videoclip per Alex Britti. Tutti giovani, venni scelta, poi non ci siamo più lasciati, poi sostenni un provino per la Longhi, per fare la puntata pilota del Giorno del Lupo e lo vinsi e quel giorno io lo ringrazierò sempre perché comunque mi ha regalato questo personaggio meraviglioso in questa serie cult, perché ormai possiamo tranquillamente definirla una serie cult. Lavorare coi Manetti è facile, hanno le idee chiare, girano in modo divino, sono due, quindi se hai un dubbio è uno un po' storto e dall'altro che magari è di umore migliore o comunque appunto hai attenzioni da due persone e quindi per l'ego degli attori è sempre positivo. E poi è un set molto giovane, quindi insomma, giovane però sono tutti molto competenti, c'è tanta concentrazione perché il livello delle serie passate è alto, quindi non bisogna mai abbassare la guardia. Anche con Milena, la quale ha girato due puntate appunto di quest'ultima serie, lei era del team già prima, quindi è stato un passaggio non traumatico cambiare regia. È la prima volta in tantissimi anni, tantissime stagioni, appunto questa è l'ottava, noi non siamo gli unici registi di Coliandro. Chiaro che la scelta di Milena non è arrivata casuale, ma è arrivata perché comunque per fare Coliandro noi sentiamo che c'è bisogno di qualcuno che conosceva bene il personaggio Coliandro. E in particolare sono una fan di Coliandro, quindi sono orgogliosissima di essermi trovata a dirigerlo. Poi è tutto così familiare, sono 16 anni che siamo insieme, insomma, una famiglia. Cosa mi accomuna con la Longhi? Poco. A parte il taglio di capelli, un amore per il rossetto rosso. Forse la femminilità è un aspetto al quale teniamo entrambe tantissimo. Michel, bonjour. Oui, c'est moi. Sì, lo so, hai ragione, è tanto tempo. Senti, sei libero stasera per cena? Ah, tu es méchant. Può andare, grazie, dottore. Eh sì, certo. Oui, je suis là. D'accord. Boh. Vuoi che me lo metto stasera? Tu es un gros cochon, tu, Lei si manifesta con un abbigliamento più formale, più professionale. Io, insomma, sono molto più casual. Veronica Logan! Ciao! Ciao Bianca! Vieni, vieni, Veronica, ciao, vieni! Buon pomeriggio! Raggiungi pure il Buongiorno! centro! Ciao Veronica, ciao! Piacere, molto curiosa di sapere che cosa mi dirà Nenella. Con calma, Veronica. Per il resto lei è una donna tenace, io per nulla, è una donna precisa, io sono una confusionaria. È una donna competitiva e io non lo sono. Che cosa cambierei del personaggio della Longhi? Nulla. È perfetta. Ispettore, ma io cosa devo fare con lei? Si rende conto che questa volta l'ha fatta davvero grossa? Codice 335. Il codice di violazione di custodia dei beni sottoposti a sequestro. Lei ha inquinato, sottratto, distrutto colposamente. Delle prove, Grazie, grazie. Volte da mesi. Tanto lo so che ti piace.